Ecco perché faccio un video su Baselli, non perché sia un calciatore trattato dalla Roma, ma perché esprimo un mio parere. È un calciatore che a me personalmente piacerebbe alla Roma, non dico titolare, però sicuramente all'interno della rosa, secondo me, è perché è un calciatore italiano, è un calciatore che, chi è? Guarda che stecche che tira. Io che sono cresciuto con i vari Di Bartolomei, Desideri, Ancelotti. Tutti i centrocampisti che quando vedono lo specchio della porta te la sfasciano. Io sono cresciuto con quel tipo di centrocampista. Per me, io non. Ma lo stesso De Rossi. Per me è inconcepibile un centrocampista che non ha la botta da fuori area. Non lo concepisco proprio. Vedi, nella Roma lo stesso Nainggolan spesso comunque la porta la prende. E per cui Baselli è un centrocampista italiano. È un centrocampista giovane perché andiamo a vedere chi cazzo è Baselli. È un centrocampista di 24 anni, 1,82 m, quindi bello robusto, anche forte di testa, secondo me, anche in un contrasto quando si va a saltare a centrocampo. È uno che si fa rispettare. Qui me lo dà come ruolo, comunque sempre centrocampista centrale, sia davanti alla difesa, sia dietro le punte. Secondo me in un 4-3-3 può giocare anche molto bene come interno o a destra o a sinistra, perché tra l'altro l'ha dimostrato anche nel Torino, diciamo, i tempi di inserimento, vede la porta molto bene, e per cui io non dico che assolutamente voglio Baselli, se no sfascio tutto, ma è uno di quei calciatori, è un profilo di centrocampista che a me personalmente in rosa piacerebbe, lo vedrei molto bene. Quindi volevo sapere anche da voi cosa ne pensate a questo punto di Daniele Baselli, perché sai, magari da una cazzata come un video del genere, magari arriva all'occhio di Frederick Massara e a gennaio dice: ma sai che c'è? Fammi andare un po' da Torino, visto che ho anche buoni rapporti, gli devo dai Turbe, gli ho dato Iaco Falque, gli ho dato Castagna, mi sono preso Bruno Perez. Fammi un po' sentire Baselli quanto è quotato. E sai, magari da cosa nasce cosa? Io la butto lì. Scrivetemi il vostro pensiero su Daniele Baselli, commentate sotto, condividete questo video, mettete il like e soprattutto, soprattutto, iscrivetevi al canale. Un abbraccio e forza Roma, sempre.